Buonasera a tutti, vorrei ringraziarvi di essere venuti anche questa sera a Tutti i Colori del Giallo che sta festeggiando i suoi 20 anni. Vorrei che faceste un applauso a chi ha organizzato questa manifestazione fino a oggi e permette da 20 anni al Comune di Massagno di organizzare una manifestazione così originale, e lascio la parola alla sindaca Simona Rusconi. Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a questa ultima serata di Tutti i Colori del Giallo e chiamo subito sul palco Dario Spinelli, che non vedo. C'è, figurati. Eccolo, perché lo sponsor di questa sera è la ditta Spinelli. Voglio ricordare il papà di Dario, che si chiamava Lorenzo, che era un fedele e fervente sostenitore di questa manifestazione fin dall'inizio. Do la parola a Dario. Grazie. Sì, oggi è un po'... siete in tanti, veramente bello, bravi. Fatevi un applauso, che siete veramente, veramente tanti. Il programma che fate è sempre molto interessante e vedo che porta sempre tanta gente a Massagno. Noi come famiglia, è 20 anni... che siamo vostri partner, sostenitori. Penso che già dall'inizio, ancora quando non c'era il giallo, il nostro direttore andò da mio papà a chiedergli che cosa pensasse di questa idea di fare questo evento, e da subito mio papà gli diede il sostegno e oggi siamo qua dopo 20 anni con tanta emozione. Vi ringrazio, ieri è un anno che è venuto a mancare il papà. No, tra l'altro vedrete delle foto anche di Lorenzo Spinelli giù durante la cena, perché non solo lui è stato un sostenitore della manifestazione, ma anche uno che dava grandi consigli, e poi in tutti gli anni lui ha sempre regalato i libri, sì, ai suoi amici e ai suoi clienti, perché pensava che il festival fosse un promotore di cultura che proseguiva con le letture che poi si facevano a casa. E anche stasera ovviamente Dario ha scelto di regalare dei libri dei nostri ospiti di questa sera ai suoi amici. Sì, giusto. E questo è sempre molto interessante. E, lo facciamo con il cuore. Massagno è il nostro paese dove siamo nati e cresciuti come famiglia, e sosteniamo questa manifestazione che dà cultura, ed è una cosa molto importante per noi sostenervi e andare avanti a sostenervi. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti i presenti e vi auguro una buona serata e un buon ascolto. Grazie Dario. Bene, con questa sera chiudiamo questa 20ª edizione che abbiamo degnamente sottolineato, con ospiti di spessore, con cene gustose in una location nuova e che si è rivelata una sorpresa molto bella. E, io ringrazio tutti gli sponsor, poi ringrazio in particolare Luca Crovi. Grazie. E il suo Luca Crovi e il suo staff, naturalmente. I collaboratori del comune, in particolare l'ufficio comunicazione e l'ufficio tecnico, e da ultimo Joel Fioroni e i suoi colleghi che ci hanno ospitato in questa splendida location del Cinema Lux. Quindi possiamo iniziare? Ancora un secondo. Ulla. Questo è un regalo speciale per Luca Crovi. Speriamo non me lo sequestrano in dogana. Bene, buona serata, buono spettacolo e all'anno prossimo. Grazie. Allora, io oltre a ringraziare la sindaca e tutto il comune, lo staff, gli sponsor, vorrei che faceste un applauso speciale per Francesca Rosini e Camilla Corsellini, che sono il mio staff. E ovviamente Joel e Paul sono i miei complici al cinema,
Però io vi dovrei dire che ho dei complici che sono il Tobias che ci dà una mano per gli allestimenti, la Beatrice, il Lischetti, cioè sono tutte persone che si sono affezionate alla manifestazione e che ci credono in maniera forte, e che voi siete qua questa sera alla manifestazione. È la dimostrazione ennesima che questa manifestazione è una manifestazione forte. Adesso vi regalo una parte musicale speciale con due amici speciali che sono Natascia Korsakova e Marico Padovani. Natascia, qualcuno di voi la conosce magari anche come scrittrice, perché l'abbiamo lanciata qua al Noir tempo fa, e da quando è venuta al Noir i libri pubblicati in Germania sono aumentati, ma anche quelli in Italia. Ma adesso fai più date come noirista o come violinista? Allora, io faccio 50% violinista e altri 50% ovviamente come autrice. Senti, ma il QR code che hai messo nei libri per ascoltare in Italia i brani l'hai fatto apposta, così aumentano sia i concerti che le letture. E un altro bellissimo punto, che potevo decidere solamente io cosa vorrei suonare, perché non è sempre il caso. Ogni tanto uno viene chiesto per suonare un brano o l'altro, così potevo decidere io. Sì. Senti, ma Marico, tu li leggi i libri di questa sciura qua? In tutte le lingue. In tutte le lingue. Ma è vero che tu hai il sogno del cassetto di diventare anche tu un autore di noir, ma per ora il Covid ti ha stroncato sul nascere? Oddio, io ho scritto un libro che è ancora in manoscritto e contiene più che altro la vita di tanti compositori, quindi sono tutti morti. E quindi li hai eliminati subito? Mi sembrava già una cosa abbastanza interessante per te, pensavo. Ovviamente io ho suggerito tagliare un po', spogliare un po', e lui ovviamente ha già avuto progetti omicidi nei miei confronti, ma se mi vedete questa sera è perché il comune di Massagno mi protegge, se no non sarei qui. Allora, Natascia Korsakova e Marico Padovani, godeteveli. Sì, te lo do. Anzi, te lo lascio se devi presentare i brani. Poi lo chiudi quando fai le performance. Sì, allora ho chiesto il microfono perché ho notato che non è stato scritto da nessuna parte il programma di ciò che suoneremo questa sera. E in questa piccola tranche dove ci esibiremo all'inizio suoneremo due composizioni di due compositori differenti. Uno francese, Jean-Marie Leclerc, e l'altro è una trascrizione dall'ultima opera di Mozart. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a personalità anche piuttosto note nel loro tempo, e addirittura molto più note, come nel caso di Mozart, dopo la loro dipartita, che sono state, insomma, hanno vissuto una morte che non è mai stata chiarita. Nel caso di Jean-Marie Leclerc, che negli ultimi anni della sua carriera si era ritirato da qualsiasi contatto con pubblico, con persone, insomma, si era ritirato in casa, è stato ritrovato alcuni anni dopo, alcuni giorni dopo la sua morte, è stato ritrovato ucciso con una coltellata alla gola sull'uscio di casa. C'è chi pensa che ci sia stato un tentativo di furto, c'è chi pensa che sia stato forse il suo aiutante, che probabilmente non reputava di non essere pagato abbastanza. Insomma, fatto sta che Jean-Marie Leclerc, che è il primo compositore del quale suoneremo la sonata numero 3 in Do maggiore, è morto così. Quindi stava perfettamente in tema con il tema del giallo, ecco. Thank you.
Grazie. Allora, direi che rimaniamo sulla strada, per così dire, giallistica con il prossimo brano. Per sé, flauto magico, fantastico capolavoro di Mozart, non è proprio un thriller, ma il fatto rimane che è stato l'ultimo brano, l'ultimo capolavoro di Mozart che lui ha composto completo, perché solo dopo, due o tre settimane dopo, è morto con circostanze, come sappiamo, un po' misteriose. Noi facciamo due arie arrangiate per due violini solo da un violinista anonimo, non sappiamo chi è stato, sappiamo solamente che viene dal 1700, cioè praticamente stesso periodo di Mozart. Il primo, adesso devo, se, der Vogelfänger bin ich ja, sarebbe? In italiano un pochettino, abbiamo dovuto ricercare un pochettino perché verrebbe spontaneo dire il cacciatore di uccelli, però insomma, ci sembra un pochettino un titolo un po' dubbio, quindi abbiamo trovato la versione cacciatore di volatili. Okay. Alles füllt der Liebe Freuden. Un po' difficile tradurre, però. Tutto porta alla gioia e all'amore. Thank you.
No, aspettate a scendere un attimo. Allora, ovviamente quando si parla di Mozart c'è sempre lo spirito di Salieri, che a noi ci fa immaginare che qualcuno abbia cercato di rubargli qualcosa, no? Però io ho scoperto una roba, che se devo ammazzare qualcuno, le corde di violino non sono le migliori da usare. È meglio usare la corda di un pianoforte, no? Allora, io personalmente non ho fatto esperienze né con uno né l'altro, però giallisticamente, no, neanche, veramente. Cioè, la corda di pianoforte, sì, infatti, io penso... Il problema è toglierla dal pianoforte, la corda. Il violino si toglie in un attimo ed è più semplice. Allora, quanto è divertente raccontare il mondo della musica anche in chiave noir? Scusa, quanto è? È divertente raccontare il mondo della musica in chiave noir. I tuoi libri sono tutti libri sulla musica, dove il mondo dei musicisti, insomma, non sono tutti fratelli che si amano, anzi, fratelli coltelli. Sì, è anche, anche vero questa parte del nostro mondo, diciamo, come anche diversi altri settori, ma da noi trovo affascinante perché sul palcoscenico c'è pace totale. Dietro palcoscenico è interessante quello che succede. E naturalmente musica, mondo di musica e noir in questo modo non sono proprio così lontanissimi. Allora, un applauso ancora per Mariko Padovani e Natascia Korsakova. Li riascoltate poi alla fine di questo incontro. Grazie ancora e ci vediamo dopo. Loro in realtà non scappano, vanno a riscaldarsi, perché in realtà i musicisti hanno 35-40 minuti di riscaldamento prima e poi non si devono fermare, perché se ti raffreddi non riesci a suonare. Quindi loro scendono giù nel Salone Cosmo, dove c'è la mostra dedicata ai detective e alle ricette per un delitto, che tra l'altro vi consiglio di visitare. Sappiate che chi non l'ha preso, ci sono a disposizione le cartoline con le ricette dei delitti. E vorrei che faceste un applauso anche a Olmo Cerri e a Rec, che sono i ragazzi che ci riprendono e ci permettono di essere anche visibili online e dare una visione anche alle persone che non sono state con noi. Ovviamente un altro che devo ringraziare è Liuba, che è il nostro super driver nel andare a recuperare gli ospiti, e la signora Wanda che ci coccola a Villa Selva, insomma, tenendoci in linea, come vedete, a questo livello. Stasera il Coldesina ha preparato per voi una cena pazzesca dedicata a Nero Wolf, e siccome Nero Wolf ha l'abitudine di bere birra, io il consiglio sarebbe che se voleste seguire la linea narrativa dovreste bere birra, ma soprattutto avrete in omaggio dei tappi di birra che potrete portare via, che sono stati raccolti nel tempo, ma che sono quelli con i quali gioca Nero Wolf. Ultimo consiglio che vi do: quando andrete a mangiare questa sera, entrate ovviamente seguendo le indicazioni e dal parcheggio, perché come ho ricordato ieri sera, se entrate dall'altro delle scuole sopra la palestra vi trovate dove ci sono i dolci, il percorso alimentare inizia dall'altra parte. Allora, adesso passiamo al super ospite di questa sera, che avrebbe voluto cantare ma l'abbiamo frenato, cioè Michael Uwiler, che invito a salire sul palco assieme a Elisabetta Bucciarelli, che lo intervisterà. In questo momento è in cima alla classifica dei libri più venduti a Massagno e a Lugano, per cui fategli un doppio applauso. Lui viene dalla Svizzera tedesca. Elisabetta Bucciarelli, qualcuno di voi l'avrà vista già a Tutti i colori del giallo, è una grande autrice di noir, è un premio Scerbanenko ed è un'appassionata di mistero. Per cui Elisabetta, divertiti, è di fianco a loro a tradurre dal tedesco Uwiler, c'è Romana Agliati, per cui fate un applauso anche a lei che farà la traduzione. Divertitevi! Buonasera. Buonasera a tutti e come sempre, perché sono tanti anni che mi capita di transitare da queste parti, grazie di essere qua. Io credo che non si debba dare per scontato niente, soprattutto un pubblico così presente e così numeroso. Sono certa che il promo per la cena post presentazione faccia la sua parte, ma sono abituata ad avere un pubblico attento qua, per cui vi ringrazio molto. Come devo ringraziare un po' di persone? Luca, che mi ha invitato questa sera, la sindaca nuova che non avevo mai
conosciuto e sono contenta che sia una donna, Giovanni, il sindaco precedente, Fabrizio Quadranti, che tutti voi conoscete e che è stato uno dei primi a invitarmi su questo palco. Ecco, detto tutto questo, ma solo perché siamo nei 20 anni del festival, grazie a questo autore che io per pronunciare devo leggere Uviler, Marcel Uviler, è giusto? No, Marcel Uviler. Marcel Uviler. È difficile pronunciarlo il suo nome, Marcel Uviler. Ja. Aber es ist sogar so, dass in Deutschland, wo ja mein Verlag ist, die konnten nicht mal meinen Namen richtig aussprechen. Also insofern ist Schweizerdeutsch ein Nachname zu haben, Uviler, glaube ich, weltweit ganz, ganz schwierig. Mhm. Uviler poi, Uviler. Allora dice che anche in Germania, quindi dove sta il suo editore, facevano fatica a pronunciarlo perché è proprio un nome svizzero-tedesco. E quindi vi aggiungo una cosa, in buona compagnia. Ha anche un significato il suo cognome, perché vuol dire il gufo nel bosco o il gufo nella foresta. Nel meno bosco così o nella foresta, io ho capito così. Ja, das stimmt. Uviler kommt aus dem altmittelhochdeutschen Eulen. Jetzt kann man das sagen, das ist der Vogel, aber ich glaube, es waren eben die Menschen, die man besser in den Wald hinausgeschickt hat und gesagt hat, bleib dort draußen, das waren dann die Uvilers. Quello è il gufo, io ho capito questo. Che appunto è un nome che viene dal tedesco medievale e Heulen significa appunto civetta, gufo, però dice non necessariamente erano veramente degli uccelli, ma erano anche delle persone che si scacciavano e si lasciavano nel bosco. Ah, quindi, interessante questo. E poi un altro nome da pronunciare è la signora Morgenstern. Stern, va bene? Detta così, che vuol dire qualcosa questo Morgenstern? Morgenstern. Ok. Morgenstern. Ho fatto. Cosa vuol dire Morgenstern? Das Wunderschöne ist, dass Morgenstern etwas ganz Brutales und etwas ganz Wunderschönes ist. Auf der einen Seite ist der Morgenstern so eine brachiale Schlagwaffe aus dem Mittelalter, sieht so aus ein bisschen wie das Gemüse. Non ridete prima degli altri, sentiamo. Zucchetti mit bösen Dornen. Und auf der anderen Seite ist Morgenstern aber auch der schönste erste Stern, der am Morgen am Firmament erscheint. Mm-hmm. Romana, ti prego. Quindi che è un nome duplice, perché è nel contempo bellissimo, perché è la prima stella del mattino, la più brillante, però Morgenstern era anche un'arma medievale, una specie di clava con degli spuntoni. A volte il nome identifica la persona, quante volte nella vita vi sarà capitato. In questo caso... Ma il cognome fu meglio affidato a questa fantastica signora dal nome Violetta, che la mia mamma ha definito, mia mamma è una lettrice forte, 89enne, io di solito ne parlo sempre, di solito faccio leggere a lei i libri prima di decidere se presentarli o no, e mi ha detto, Elisabetta, guarda, secondo me qua si divertiranno molto, perché questa signora fa quello che vorremmo fare tutti ogni tanto nella vita, è così? Ja, ich sage immer, es ist so ein bisschen die berühmte Faust, die man eben im Sack hat und nicht getraut, die Faust herauszunehmen und sich zu wehren. Ich nehme mich da gar nicht selber aus. Heute auf dem Weg hierher im Zug von der Innerschweiz ins Tessin, mir gegenüber saß eine Frau, die ganze Zeit über telefoniert hat. Sie hatte eine furchtbare Stimme. Hallo, hi, was ist, was ist, was ist? Frau Arabo. Morgenstern hätte sich gewehrt, Frau Morgenstern hätte etwas unternommen, ich habe mich nicht getraut. Niente, dice praticamente che è l'arma segreta che tutti avremmo nella borsa, che vorremmo utilizzare ogni tanto, lui incluso, perché oggi venendo in treno, quindi scendeva col treno, e di fronte a lui c'era questa signora che è stata al telefono tutto il viaggio, parlando in svizzero tedesco con questa vocina che ora io non vi rifaccio, ma lui l'ha fatta molto bene, una voce orribile, dice la signora Morgenstern avrebbe reagito, avrebbe fatto qualcosa, io non ho osato. Però qui siamo poco concilianti col mondo, il mondo è difficile, ma questa Violetta in qualche maniera decide che siccome la legge non sempre arriva al punto, fare giustizia da sé non è poi un cattivo modo di stare al mondo. Non è molto educativo questo libro, devo dire. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Genau darum ist es wahrscheinlich spannend für junge Leute, das zu lesen, weil man sagt, ihr würdet es besser nicht lesen.
Aber ja, natürlich, sie sagt sich ja, das Recht ist nicht immer gerecht. Das kann im Kleinen beginnen, dass sie eben diese Zugfahrerin stören würde oder irgendetwas unternimmt, dass die endlich aufhört zu telefonieren. Geht aber so weit, dass sie Selbstjustiz übt und irgendeinen üblen Kerl vor die Eisenbahn schubst, weil sie sagt, dann geht es uns allen besser. Sì, appunto, non è molto educativo, dice, ma proprio per quello che è divertente piace anche ai giovani, perché come tu gli proibisci una cosa, loro la fanno di più. E Violetta dice appunto che la giustizia non è sempre giusta, in effetti, come appunto questa mia passeggera sul treno, che sicuramente avrebbe magari voluto, come dire, correggere, invece lui non l'ha fatto, ma lei va ben oltre alla passeggera sul treno, cioè decide di farsi giustizia da sola e addirittura spinge sotto il treno questo, insomma, questo malvagio, e dice così il mondo diventa un posto migliore. Ecco, per cui auguriamoci di non avere niente da scontare. Io volevo farvi sentire un po' il mood di Violetta. A Violetta piacevano i documentari su Hitler, perché mostravano il male in maniera lampante, lo definivano con estrema chiarezza, rendendolo perfettamente comprensibile allo spettatore. Il male autentico, abissale, intatto. Un concentrato facilmente accessibile per i 60 minuti di trasmissione, al netto delle 3 interruzioni pubblicitarie, della durata di 4 minuti e mezza ciascuna. Lui è preciso quando scrive. Non che, che Violetta avesse una spiccata propensione per il male, per carità, avrebbe guardato con altrettanto interesse un film romantico. Il punto era che adorava i sentimenti profondi. Le emozioni forti rappresentavano il nutrimento della sua anima, di qualunque genere esse fossero: amore, tradimento, desiderio, odio, nascita, dolore, morte. Faceva l'insegnante, è vero che faceva l'insegnante ed è in pensione? Ich glaube, wenn man Lehrerin ist, wie Violetta Morgenstern, und ich war ja selber Primarschullehrer, dann lernt man etwas irgendwie über die, was gilt im Leben und was nicht. Und Morgenstern hat sich natürlich einfach so ein bisschen alles angeschaut und das wurde immer einfacher, ihre Welt wurde immer irgendwie immer enger, aber sie hat herausgespürt, was will ich den Kindern beibringen, was gilt. Sie sagt dann auch immer, Strafe muss sein, das ist nicht nur für die Kleinen so, sondern gilt eben jetzt auch für die Großen. Aber sie ist eigentlich schon eine sehr, sehr große Gerechtigkeitsliebhaberin. Quindi dice sì, lei è una docente, io stesso, dice Marcel, sono stato docente prima, e quando tu insegni, soprattutto ai bambini piccoli come lui che era maestro elementare, impari che cosa nella vita è giusto, che cosa non è giusto, e vorresti anche insegnare ai bambini la stessa cosa. Però il suo mondo, dice, si stringeva sempre di più, perché allora, almeno quando lei insegnava, bisognava punire anche i bambini, no? E lei invece più che altro è una che ama profondamente la giustizia, ha un forte senso della giustizia. Che rapporto ha con gli uomini, Violetta? Così mi viene da chiederglielo anche proprio come una domanda profonda. Das mag jetzt ganz eigenartig klingen, aber ich kann Ihnen das nicht richtig sagen. Ich habe es bis heute nicht richtig herausgefunden. Ich bin eben dabei, Morgenstern Nummer 6 fertigzustellen, bin fast am Ende. Und sie hat das mit den Männern immer noch irgendwie nicht richtig begriffen. Sie mag Männer, aber irgendwie auch nicht. Und ist sich da nie ganz sicher. Ihre Unabhängigkeit, ich glaube, es geht um ihre Unabhängigkeit, die ist ihr sehr, sehr wichtig. Sie hat ja auch eine Beziehung mit einem Häftling. Und man sagt dann immer, seine Handschellen bewahren sie vor dem Ehering. Irgendwie so. Eine Fernbeziehung mit Mauern dazwischen. Dice, magari vi suona strano, però non ve lo so dire esattamente che rapporto abbia con gli uomini. Non l'ha ancora scoperto bene, sebbene sia alla fine del 6° episodio della saga. E, insomma, è un rapporto ancora un po' ambivalente con gli uomini. Le piacciono gli uomini, però anche non le piacciono. E lei soprattutto ci tiene molto alla sua indipendenza, per lei è molto importante questo. Ha una relazione con un carcerato, con una persona in prigione. Dice, è l'ideale perché non riesce a mettermi l'anello al dito essendo che dietro le sbarre. Quindi c'è un muro in mezzo a noi. Questo è il suo modo di raccontare. Leggendo, dopo che la mamma mi ha detto leggi, io ho letto, e leggendo ho pensato finalmente qualcosa di vero. Sembra una contraddizione, perché in realtà noi siamo abituati a leggere i fatti privati degli scrittori ogni 2 per 3, lo sapete, siete lettori forti anche voi. E in questo caso il frutto di una fantasia totale, perché è invenzione, o meglio, spero che lo sia, che lui non conosca una donna killer in azione in questo momento, in realtà risulta
più veritiero nelle intenzioni, non nelle modalità, di un racconto invece che si basa sui fatti personali. Allora io volevo sapere da lui quanto conta per lui il mondo che lo circonda. Lui fa anche giornalista, quindi probabilmente i fatti di cronaca vera e le persone vere le frequenta, le osserva con un certo, anche con una certa attenzione. Quanto conta il mondo vero e i fatti veri nei suoi libri? Ich war viele Jahre als Journalist unterwegs und kam dann oft zurück in die Redaktion und erzählte meine Geschichte. Und alle haben gesagt, erzähl nicht so einen Seich, erzähl nicht so einen Mist, ist doch übertrieben. Zum Glück kann man es dann mit Fotos dokumentieren. Ich muss Ihnen sagen, oftmals ist die Realität unglaubwürdiger als die Fiktion. Also wenn ich manchmal etwas erfinde und der Verleger sagt, geht das wirklich so, muss ich sagen, ja, ich habe es schon in der Realität viel, viel schlimmer erlebt. Und Morgenstern ist natürlich, so wie sie aufgewachsen ist als Kind, war auf der ganzen Welt unterwegs. Logischerweise habe ich Schauplätze gewählt, die ich selber als Journalist erlebt habe. Und da kann ich immer ein bisschen aus der Erfahrung zehren natürlich. Und wenn ich wenn Morgenstern in Nepal ist, dann weiß ich, wie es dort aussieht, wenn sie im Krieg ist. Dann weiß ich, wie es im Krieg ist. Also insofern ist doch schon ein rechtes Stück Morgenstern da drin bei mir. Und ja, natürlich, sie ist sehr, sehr widersprüchlich. Sie, ja, sie kann am einen Tag so sagen und am anderen Tag sagt sie dann, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Da ist sie sehr, sehr eine spezielle Frau. Darum gefällt sie mir ja so. Allora sì, anch'io per anni sono stato giornalista e mi capitava di tornare in redazione a raccontare le mie storie e mi dicevano non raccontare storie, sono raccontare frottole. Per fortuna c'erano le fotografie che potevano documentare che quello che raccontavo era vero, perché a volte la realtà è più incredibile della fantasia. E tante volte io invento delle cose, vado dal mio editore e lui mi dice non mi sembra tanto realistico, e in realtà lo è perché mi sono ispirato a fatti di cronaca. Morgenstern ha avuto una vita molto avventurosa, già da bambina ha girato tutto il mondo e anche lui come giornalista quindi è stato inviato di qua e di là e quindi ha scelto anche di raccontare dei posti che lui conosce bene, che lui aveva visto, dove quindi aveva fatto anche delle esperienze personali. Quando parlo del Nepal, perché lei va in Nepal, so di cosa parlo, quando parlo della guerra anche, quindi dentro di me c'è un pezzettino di Violetta Morgenstern. È una persona contraddittoria, magari un giorno le piace una cosa, il giorno dopo dice questa cosa non mi interessa affatto. È una donna molto particolare, ma per questo mi piace. Quando l'hai scritta hai pensato che avresti voluto conoscerla, che già un po' la conoscevi perché l'avevi già incontrata, che ha qualche cosa fuori dallo stereotipo femminile? Che tipo di donna hai pensato di portare nelle pagine del tuo libro? Um Himmels willen, nein. Ich habe sie nie getroffen. Ich glaube, ich hätte Angst vor ihr. Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich kann sie mir nicht recht vorstellen. Auf dem Buchcover ist ihr Gesicht ja auch immer verdeckt. Hat damit zu tun, dass sie sich alle unter der Frau Morgenstern wahrscheinlich etwas anderes vorstellen. Ich war einmal näher meines Wohnorts in einer Apotheke etwas einkaufen und da steht Frau Morgenstern. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Ging dann nach Hause und habe gesagt, ich habe Morgenstern gesehen. In der gleichen Woche kam ein Journalist von einem Mikromagazin, groß Millionenpublikum, und der hat das drin geschrieben. Die Frau Morgenstern sei da in der Stadt vorne, in der Apotheke. Ich habe dann ein Mail bekommen vom Chef von dieser Apotheke. Und der hat gesagt, wir sind 17 Angestellte und alle fragen sich jetzt, wer ist die Mörderin bei uns? Beh, vabbè, però non è giusto, ridono tutti, fai ridere adesso anche ridi, noi. Adesso ridi anche tu. Allora dice, no, per fortuna non l'ho mai incontrata, avrei anche un po' paura di incontrarla, e non me la sono neanche mai proprio immaginata in un modo specifico, infatti il suo viso non lo descrivo mai bene, così ognuno se la può immaginare come preferisce. Una volta mi è capitato di essere in una farmacia, vicino a dove abito io, e ho visto questa donna e mi sono detto è lei. E io me l'ero immaginata esattamente così. Sono andata a casa e ho detto, ecco, ho visto la signora Morgenstern. Il giorno dopo è venuto un giornalista della rivista della Migros e ha scritto proprio nel suo articolo che la signora Morgenstern era stata vista in questa farmacia vicino a casa mia. E quindi ho ricevuto mail dal farmacista che mi diceva, senti, da noi lavoriamo in 17, siamo in 17 a lavorare in questa farmacia, dici chi è l'assassina. Vabbè, un applauso ci vuole, anche perché
anche perché se c'è un dato reale di quello che voi vedete qui, dell'essere umano che è qui alla mia sinistra, è proprio che il suo stile assomiglia alla persona che è, e anche questo è un dato di verità, di realtà e di verità. Ed è bello incontrare un autore e vedere che il suo mondo allarga il campo di ciò che scrive, non è complementare o estraneo a ciò che lui fa. Per cui la sua lingua è questa, e di questo voglio parlare. Liro, io non pensavo che in Svizzera tedesca ci fosse la possibilità di essere così ironici. Pensavo che fosse una cosa da Sud America, infatti avevo quasi la sera. Lo so. Lo sapevo. Pensavo che tu. Che voi aveste viaggiato per il Sud America, per i paesi dell'America Latina, non so, che quello fosse. Invece è tutta svizzero-tedesca la sua ironia. Ja, ich sehe auch wahnsinnig südamerikanisch aus. Non so cosa dice. Infatti sembro molto sudamericano, ecco. Sì. Nein, aber ich kann nicht anders. Ich bin so. Ich habe auch so Schule gegeben, viele Jahre, und das Schöne daran ist, und vielleicht darum, weil ich habe ihm gesagt, wenn man lachen kann miteinander in der Schule, dann kann ich nachher auch sagen, so, jetzt gilt's aber. Also wenn die Schülerinnen lachen, dann können sie nachher auch ernst sein. Und so schlecht war das, glaube ich, nicht, weil ich bekomme jetzt noch Jahrzehnte nachher, wenn eine ehemalige Schülerin heiratet, hat sie mir letzthin ihre Heiratsanzeige geschickt, ob ich die korrigieren könnte, nach Rechtschreibfehlern. Und es hatte 6 Fehler drin. Sie war nie gut im Deutsch. Sentiamo. Lui dice: io faccio così perché sono fatto così, non so fare, non so, insomma, muovermi in nessun altro modo. Già a scuola facevo così e si rideva molto in classe, perché se tu ridi, poi dopo puoi anche dire: va bene, adesso si fa sul serio, no? E non deve essere stato così male il mio modo di insegnare, perché a distanza di decenni ogni tanto ricevo ancora, insomma, dei segnali dai miei allievi. Per esempio, una mia allieva, ex allieva, che si è appena sposata, mi ha mandato l'annuncio di matrimonio, la partecipazione, da correggere, perché c'erano degli errori, in effetti non è mai stata molto brava in tedesco. Vabbè, tremendo, però, cioè, sorridendo, però è tremendo. Allora, diciamo anche che il libro entra ed esce con il sorriso anche da tematiche che sono abbastanza spesse, per cui non pensiate di fare solo una passeggiata divertente da ombrellone. Ci sono anche, appunto, come per esempio la dicotomia legge e verità, che a me sta particolarmente a cuore. Come facciamo a tenere insieme le due cose? Allora, non ci si può far giustizia da sé, forse un modo c'è, forse una speranza c'è. 5 libri, 2 sono già stati tradotti in italiano, li trovate tutti nella lingua originale in vendita all'uscita, 1 sta per essere tradotto ancora, 1/6 sta dicendo che lo sta finendo, per cui insomma 6 volumi, siamo ancora a farci giustizia da soli o c'è una speranza? Questa congrega di servizi segreti svizzeri, che sembra quasi poi la TEL si chiama, no? Mi pare, che sembra proprio ispirarsi a qualcosa di esistente, porrà fine magari a qualche atto delittuoso che non ha ancora trovato un responsabile? Sie macht weiter, die Morgenstern. Es gibt noch so viele unholde Bösewichte, die es irgendwie zu beseitigen gibt. Aber sie wird natürlich älter. Sie verlegt sich mittlerweile ein bisschen aufs Töten der Nerven. Also geht jemandem so dann auf die Nerven, dass der auch von alleine geht. Aber natürlich habe ich mit der Lady noch so viel vor. Gerade bin ich Band Nummer 6 am Schreiben auf Deutsch. Und da ist wieder alles, ich habe selber nicht recht gewusst am Anfang, wie das rauskommt. Ich bin selber jeweils überrascht. Das mag jetzt ein bisschen nach Klischee klingen, aber ich setze mich am Morgen hin und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Hätte jetzt heute gerne weitergeschrieben, aber ich musste jetzt hierher kommen. Ja, aber sie hat noch so viel vor und es ändert sich immer wieder etwas. Und wenn ich denke, mehr geht gar nicht mehr, abstruser geht gar nicht mehr, dann kommt todsicher wieder irgendetwas, was mich selber überrascht und ich mir sagen muss, hätte ich jetzt nie gedacht. Und es wird nicht langweilig, mir nicht und hoffentlich Ihnen auch nicht. Romana, illuminaci.
noioso. No, non mi veniva la parola. Allora, lei sì, va avanti, anche perché il mondo è pieno di cattivoni, quindi insomma da fare ce n'è sempre. Adesso è un po' più anziana, quindi magari cambia un pochino le modalità, però sto scrivendo il sesto volume appunto della serie in tedesco e sinceramente, anche se sembra un po' un cliché, io non, quando ho iniziato a scriverlo non sapevo come sarebbe andata a finire. Mi sorprende tuttora, alla mattina mi siedo alla scrivania e inizio a scrivere e sono proprio curioso di sapere come va avanti la storia. Anche oggi avrei scritto volentieri, ma purtroppo sono qua, quindi non ho potuto farlo. Lei cambia sempre, ogni tanto penso, vabbè, più fuori di così non può essere, ormai abbiamo raggiunto il limite, invece no, e c'è questo gioco di parole che ha fatto con la parola sicuro al 100%, che in tedesco si dice sicuro come la morte, e sono sicuro come la morte che riesce sempre a sorprendermi, e spero che continui a farlo, e spero che non mi annoi mai, spero che non annoi mai neanche voi. Non credo che si annoino con i tuoi libri, anche perché so che sono tra i più venduti in questo festival e so che tu sei molto apprezzato nel tuo paese, ma vorrei sapere che rapporto hai con la Svizzera, cioè nel senso, l'hai utilizzata come sfondo dei tuoi romanzi, ma non solo ovviamente, ma che cosa ti offre più di altri paesi quando parli della signora Violetta? Warum in der Schweiz? Ich versuche eigentlich, dass es eben nicht in der Schweiz spielt. Ich verorte die Orte nie, also es steht nie Zürich oder Olten oder Lugano, aber logischerweise spielt es in der Schweiz. Und vielleicht einfach die Neutralität, vielleicht kommt die jetzt wieder ins Spiel und Violetta hat da irgendwie alle Register, kann sie ziehen. Man würde ja nie glauben, dass es in der Schweiz ein Killerministerium gibt, ausgerechnet bei uns. Sie können sich vielleicht vorstellen, in welchem Bundesdepartement das angesiedelt wäre. Und insofern ist die Schweiz immer irgendwie weder lauwarm noch ganz heiß noch ganz kalt. Und wahrscheinlich fühlt sich darum die Morgenstern da so wunderbar drin wie ein Fisch im Wasser. Allora, innanzitutto non dico mai siamo a Zurigo, siamo a Lugano, siamo a Lucerna, descrivo questi luoghi, però si capisce più o meno. Dice, magari per la neutralità ho scelto la Svizzera, perché chi crederebbe che in Svizzera esiste veramente un ministero, comunque questa società segreta che uccide le persone, che fa uccidere le persone. Non è neanche troppo difficile capire in che dipartimento si trovi, comunque questo inside joke, dopo te lo spiego. E dice, la Svizzera è per definizione un po' tiepidina, no? Come paese, non è mai tutto troppo caldo, troppo freddo, e penso che sia per questo che la Morgenstern si senta veramente a suo agio in questo ambiente. Senti Marcel, se tu dovessi scegliere due parole, due, anche tre parole, che ritieni in questo momento importanti, non solo per te scrittore, ma anche per te lettore, che puoi proporre a noi, tre parole che ci portiamo via stasera, che cosa ci lasceresti? Drei Wörter, die für mich wichtig sind als Autor. Auch. Nicht langweilig sein, um Himmels Willen nicht langweilig sein, ja nicht langweilig sein. Non essere noioso, non essere mai noioso, per l'amor del cielo, non essere mai noioso. Hai paura di essere noioso? Eigentlich ist Langeweile ja etwas Schönes. In der Langeweile ist Morgenstern entstanden. Ich hatte plötzlich wahnsinnig viel Überzeit, weil ich so viel im Ausland war am Arbeiten. Und der Chef hat gesagt, ich sehe es am Weihnachtsessen wieder und vorher nicht, und zwar Frühling. Und dann war mir langweilig. Und dann ist Morgenstern entstanden. Insofern ist langweilig oder Langeweile etwas Wunderbares. Empfehle ich Ihnen alle, nur nicht bei meinen Büchern. Allora, in realtà la noia è una cosa bella, perché la Morgenstern è nata proprio perché io mi annoiavo. Quindi ero all'estero, trascorrevo così tanto tempo da solo e il mio capo mi aveva detto, era primavera, mi ha detto ci vediamo a Natale, e quindi mi annoiavo così tanto che ho inventato lei. Quindi la noia è una cosa bella che io vi consiglio, naturalmente non quando leggete i miei libri. Hai capito? Gira intorno e poi ce la ributta addosso, però lui non è noioso neanche i suoi libri, e questo lo sappiamo. Ancora una cosa sulla tua protagonista, ha un braccio destro, lo possiamo chiamare così, o meglio, chi è Miguel a questo punto?
Sein Name sagt schon alles. Miguel Schlunecker, wer so heißt, hat ein Problem. Er kommt aus dem Berner Oberland, man weiß nicht recht woher, sein Findelkind, Adoptivkind. Miguel verrät seinen südamerikanischen Namen. Da kommt er eigentlich auch her, weiß nur nicht recht woher. Er war im Irak, sein Söldner von einer US-Firma, ein richtiger Haudegen, ein wahnsinniger Draufgänger. Und im ersten Buch gehen sie sich die beiden ja wirklich unglaublich auf die Nerven. Und ich habe selber eigentlich nicht gedacht, dass ich Fortsetzungen schreiben kann. Ich habe gedacht, die bringen sich vorher gegenseitig selber um. Aber sie leben jetzt miteinander seit 6 Büchern. Aber dieser Miguel ist so ein bisschen der Macho, der absolute Gegenpol zu Violetta. Sie würde sich wahrscheinlich nie so einen Mann wünschen, aber voilà, sie hat ihn seit 7 Jahren am Hals. Allora, già il nome dice tutto, si chiama Miguel Schlunecker, viene dall'Oberland Bernese, non si capisce esattamente da dove arrivi con questo nome, probabilmente sudamericano, è stato adottato, un trovatello, chi lo sa, non si sa da dove in Sud America, però sudamericano, è un mercenario, è stato mercenario, è stato in Iraq in guerra per una ditta americana e nel primo libro loro due si stavano veramente pesantemente sulle scatole l'un l'altro, che mi sono detto sicuramente questi si ammazzano prima della fine del primo libro, non ci sarà mai un secondo libro, in realtà da 6 libri sono insieme. E lui è un po' il classico macho, è un po' il contraltare, se vogliamo, di Violetta Morgenstern, e lei non si sarebbe mai scelta un uomo così, però è 6 libri che sono insieme. Che cosa stai leggendo in questo momento? Wissen Sie, was ganz, ganz schlimm ist? Wenn Sie schreiben, lesen Sie nichts mehr, oder fast nichts mehr. Erstens, ich lese wahnsinnig gern, aber wenn ich jetzt ein Buch lese, dann schaue ich das an, lesend, wie hat er jetzt das gemacht, jetzt muss ich nochmals zurück und wie schaue ich das? So wie ein Rennfahrer, Autorennfahrer, der ständig an die Karosserie denkt und an den Motor. Ist ganz schlimm, selber zu lesen. Oder man liest wunderbare Sätze und denkt, das hätte ich jetzt eigentlich auch schreiben wollen, aber das kann ich jetzt nicht mehr schreiben, sonst ist es abgeschrieben. Aber ich lese natürlich trotzdem noch, ich lese querbeet alles, wonach ich Lust habe, von Krimi über Biografien, Zeitungen, Zeitschriften, wirklich alles, was mir in die Finger kommt, aber eben viel, viel weniger als früher. Wer schreibt, liest nicht mehr. Non ha detto neanche un titolo, vero? No, no. Neanche un autore. Ha detto solo che appunto potrebbe suonare male, però quando scrivi leggi veramente poco, per non dire niente. Quando leggo un libro, di solito voglio subito, soprattutto un libro appunto giallo, voglio subito sapere chi è stato, chi ha ammazzato chi, e quindi vado avanti e indietro come se tu guidi una macchina da corsa e pensi sempre alla carrozzeria o al motore e non ti godi quello che stai facendo. Oppure leggo una frase molto ben scritta e dico, cavolo, l'avrei voluta scrivere io, adesso non posso, sennò poi è plagio. E sono onnivoro, leggo romanzi gialli, biografie, giornali, di tutto, però leggo poco purtroppo. Perché scrivi tanto, questo è il motivo, mi sembra di capire. Però io voglio sapere un libro che hai letto e magari hai anche pensato, mi sarebbe piaciuto scriverlo, o meglio, ha detto delle cose che avrei voluto dire io. Uno. Eines. Das Parfüm von Patrick Süskind. Ah, beh, ok, ma questo l'ho capito. Questa l'ha capito. Il profumo di Süskind. Meraviglioso. Perché ti è piaciuto? Ja, weil man damit sehr viel Geld verdienen kann. nein, Spaß beiseite. Nein, es ist. Dieses Buch ist alles und nichts. Man kann es in keine Schublade stecken. Es ist ein Krimi, nein ist es nicht, es ist eine Abenteuergeschichte, nein ist es auch nicht, es geht um Liebe und Tod, ja und nein und alles und gar nichts. Dieses Buch ist für niemanden gedacht, nicht marketingtechnisch geschrieben worden und darum ist es für alle, es verzaubert, es erschreckt, man fürchtet sich, man liebt es und Hand aufs Herz, so etwas würde man ja schon gern auch schreiben. Einmal im Leben und dann so wie Süßkind gemacht, abgehauen in Südfrankreich und er wurde nie mehr gesehen. Ist so.
Allora, prima ha detto, vabbè, perché si guadagnano un pacco di soldi scrivendo un libro così, ma questo non è uno scherzo. Dice, è perché è un libro che tu non riesci a inquadrare, non riesci a metterlo esattamente in nessuna categoria, perché non è un giallo, non è un romanzo d'avventura, non è un romanzo d'amore, però ci sono tutte queste componenti di morte. E in pratica lui non l'ha scritto per nessuno in particolare, non è stata un'operazione di marketing sicuramente quella di Süskind. È un libro che ti fa paura, che ti fa innamorare, che ti commuove. E dice, bisogna dire la verità, che un libro così a tutti sarebbe piaciuto scriverlo e fare anche come ha fatto Süskind, che poi è sparito al sud della Francia e chi l'ha visto l'ha visto. Ah, questo non lo so, però era tutta la prima parte e sono d'accordo. Quanti di voi non hanno ancora letto i suoi libri per alzata di mano? Che meraviglia. Allora, sei fortunato, sei molto fortunato, perché siccome ti hanno letto in tantissimi, se ancora loro non ti hanno letto, questa è una grande fortuna. Cosa vorresti che dicessero dopo aver letto uno dei tuoi libri? Cosa ti piacerebbe? Das war jetzt gar nicht langweilig. Das cioè, würde mir am meisten gefallen. Non era proprio noioso, neanche un po'. Cosa ha detto? Non mi sono annoiato per niente. Non mi sono annoiato per niente. E aggiungiamo qualcos'altro, adesso lo la noia. Sii serio. Ernst. Ganz ernst. Die ungewöhnlichste Frauenfigur, von der ich je gelesen habe. La donna più anticonvenzionale di cui abbia mai letto. Und hoffentlich begegne ich ihr nie im Dunkeln. E speriamo di non incontrarla mai in un angolino buio. Ecco, va bene, questo lo capisco, però vedi, tu mi viene sempre voglia di chiederti di questo femminile anticonvenzionale, ma nella vita vera è possibile che non ne hai mai incontrata una anticonvenzionale? In realtà basta che guardi dietro di te sul palco. Sta provocandoti. Se liebe Gott, hat so getönt. I don't know. Luca is Nein, so nie, nein. Aber. Ma. Letztin hat mir eine Dame geschrieben aus Wien. Sie sei 90 Jahre alt. Sie habe alle meine Morgenstern-Bücher, die gibt es ja auf Deutsch und mehrere, zwei-, dreimal gelesen und habe gesagt, ich hätte mein Leben lang auch mehr so sein sollen wie die Morgenstern, mir nicht alles gefallen lassen und schade, die Ellbogen mehr ausfahren, ja no, jetzt bin ich 90. Und dann hat sie sich gesagt, ja, kann ja immer noch damit beginnen und lasse sich jetzt wirklich nichts mehr gefallen und fahre die Ellbogen aus und wehre sich, sei wunderbar. Komme bei der Altersheimdirektion in Wien nicht wahnsinnig gut an, aber sie ist glücklich. Allora, dice no, non ho mai incontrata una proprio come lei, però recentemente mi ha scritto una signora, un'anziana signora novantenne di Vienna, che aveva letto tutti i miei libri, anche più di una volta, e che mi ha detto, io per tutta la vita avrei voluto essere come la Morgenstern, avrei voluto impormi di più e insomma difendermi di più, però posso sempre cominciare. E non è piaciuta tanto questa cosa, la direzione della casa per anziani, dove sta? Fantastico. Ecco, siamo alla ricerca di modelli, per cui io vi invito, perché sennò adesso Luca mi sta guardando con occhi di brace, perché col timing lui è preciso, ma anch'io sono precisa, sono un pochino svizzera anch'io. Io vi invito a immergervi nei suoi libri e a ricordarvi anche la sua voce. Non capita spesso che il mondo, come vi ho detto prima, di un autore venga allargato dall'incontro con l'autore. Io credo riderete ancora di più. Il consiglio, ma penso che lui sia d'accordo, è di iniziare dalla signora Morgenstern e il male e poi di proseguire con il tradimento per chi legge in lingua originale e con gli altri tre, che poi la libraia vi dirà quali sono le sequenze. Grazie di essere stati qua con noi, grazie a te per la simpatia, per la generosità, grazie a Romana Agliati per la traduzione e a Luca per questa possibilità che ci ha dato. No, no, non alzatevi ancora, aspetta, non scappare. Aspetta, non scappare. Allora, non so se avete notato quanto ha dovuto resistere la povera Bucciarelli. Voleva risposte serie.
e Uvil non riesce a darle. È riuscita solamente a impedirgli di cantare, che sarebbe stato il prossimo passaggio. Voleva cantare passaggio. Ricchi e poveri, ragazzi, ricchi e poveri. Ricchi e poveri, Albano, ma no. Soprattutto Carbonara, che era un pezzo che avreste amato. Ma io allora vorrei dare all'Elisabetta Bucciarelli questo mazzo di fiori per ringraziarla della bellissima intervista. Lei ogni tanto si sente la signora Morgenstern, della situazione, si può sparare a qualcuno, lo fa volentieri. Ma soprattutto, puoi raccontare al pubblico a cosa sei sopravvissuta per venire a Tutti i colori del giallo? Perché se Carlotto ha avuto un viaggio rocambolesco, questa signora, fino a quando non ci ha telefonato, perché finalmente prendeva il GPS, io ero preoccupato che non arrivasse. Che cosa hai fatto con una Panda 4x4 con tuo marito nei giorni scorsi? Panda 4x4 del 1898, no, del 1989, disegnata quella storica di Giorgetto Giugiaro. A volte nella vita bisogna andare laddove qualcosa ci assomiglia, e io sono andata nel deserto con questa panda e ho fatto un ride di 10 giorni dove c'erano gare, prove a tema, sopravvivenza, un po' di tutto. È stato un viaggio, un vero viaggio, una traversata autentica, e ero convinta che Tutti i colori del giallo fosse a maggio. Invece, come al solito, stordita sempre un po', invece Luca l'aveva anticipato a marzo, e sono felice di essere riuscita ad arrivare, quindi grazie Luca. E ovviamente ricordatevi di farvi firmare anche qualche suo libro, perché lei è una grande autrice, non solo di noir. E invece Uvil, secondo me, ha una carriera come cabarettista, perfetto, cioè io potrei fare degli spettacoli con lui. Ma non hai mai pensato di fare teatro? Ich mache beides eigentlich, es hat sich so ergeben. Ich mache Lesungen, aber ich selber finde Lesungen wahnsinnig langweilig. Kommt jemand rein und sagt, lese aus meinem neuen Buch, Seite 104, dann schlafe ich schon. Dann habe ich mir geschworen, ich mache was ganz anderes, ich nenne es Lesehappening und toure durch die ganze Schweiz. Hab ganz viel Vergnügen dabei und ich glaube, die Leute auch. Aber insofern schon ein bisschen so, ich habe es gern lustig. Ich mache es dann auch für sie lustig während des Lesens. Und das funktioniert ganz gut. Lo fa già. Quindi è una cosa che lui fa già, e perché dice, quando ci sono queste letture, queste serate pubbliche dove l'autore va lì e dice adesso vi leggo da pagina 127 il libro, dice io mi annoio a morte subito e quindi non voglio che la gente si annoi, a me piace che le cose siano divertenti, un po' spumeggianti, e quindi fa queste serate pubbliche happening, come se fossero proprio appunto un po' un cabaret, perché lui ha fatto così. Allora, un bel applauso per Marcel Uviler, che rimane ovviamente con noi, per Romana Agliati, che lo ha tradotto, per Elisabetta Bucciarelli, che è sopravvissuta. Allora, ovviamente io non vi ho svelato che noi, la signora Morgenstern, la nostra Violetta, armata di tutto punto, ce l'abbiamo. E ogni tanto la vedete girare con un cannone, sta qua davanti. Sono 10 anni che fotografa tutte le cose che fate a Tutti i colori del giallo. Si chiama Sabrina Montiglia e gli fate un bel applauso. Perché se qualcuno di voi si addormentasse, potrebbe finire nelle foto che poi vengono pubblicate, quelle che vedrete anche qua sotto, quindi non ci scappa niente, come non scappa niente alle libraie del Rifugio Letterario, che hanno aperto una libreria quest'anno a Massagno, per cui fategli un applauso, vuol dire che Tutti i colori del giallo semina anche la nascita di librerie. E adesso ho la mia super ospite, che è Monica Pifaretti, che vi racconta la Svizzera a modo suo, sta per morirmi lì sul. Vieni qua Monica, io stacco questo e mi prendo questo. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta. Non so sì. Se avete visto, è vestita di giallo, apposta. Qualcosa, un po' la... Allora, lei ha inventato Delia Fischer, che è protagonista di 3 romanzi ai quali dedichiamo questa serata, che sono 3 romanzi che raccontano la Svizzera in una maniera inconsueta, che è il noir. Ovviamente tutti pensano che la Svizzera è un posto tranquillo, però io tra i miei autori preferiti ce ne ho almeno 2, che sono Dürrenmatt e Glauser, che hanno raccontato insomma che cosa succede di tetro qua sotto.
Se poi penso a quello che ha raccontato il mio amico Fazzioli, anche lì mi preoccupo, delle valli svizzere, e quando vedete che in classifica ci sono Joel Dicker e Martin Suter, capite che è un territorio particolarmente fertile per far nascere autori di noir. Vi do questa notizia: gli autori di noir in Svizzera sono aumentati del 38%, che è una percentuale non casuale. Quindi la prima domanda che ti faccio, Monica, è: sono aumentati perché ci sono più delitti da queste parti o perché raccontano cose che si spera che non succedano? Beh, non sono profeta, speriamo che non accadano di più, però penso che il genere in sé piaccia. Cioè, ci sono i giallisti grandi anche di tradizione, Glauser, sicuramente capostipiti, apripista del genere, e poi tanti si sono fiondati in questo genere già negli anni passati, adesso molto di più. Una volta si diceva Ticino terra d'artisti, adesso si dice Ticino terra di giallisti, perché si dice che ce ne siano effettivamente molti, un vivaio, e anche la Svizzera ne produce tanto. Sono stata recentemente al Salone del Libro di Ginevra e c'era l'associazione dei giallisti svizzeri che sta cominciando a movimentarsi un po', a farsi conoscere, perché siamo di più e probabilmente è un genere che va molto. Ma secondo te avete una caratteristica come narratori svizzeri o siete molto poliedrici? Perché io direi che siete vari, cioè non è che c'è un tipo di modo di scrittura, thriller o noir, solo svizzera. No, direi ad esempio la signorina Morgenstern ha il Morgenstern nella sua valigia, per esempio Delia ha una beretta, ecco, non usa il Morgenstern ma usa qualcos'altro. No, direi che ognuno ha il suo, anche altri investigatori sono veramente di profili diversi, quelli conosciuti, poi ce ne sono altri magari che stanno nascendo, magari sono al primo tentativo, si vede se poi il personaggio regge. Io ho creato Delia Fischer, questa detective tosterella, ecco, che regge, che piace, perché è una donna piuttosto autonoma, indipendente, ha qualcosa in comune un po' con la Morgenstern. Oddio, lei non uccide, alla fine non uccide, però risolve i casi e cerca di portare a galla qualcosina della verità. Ma perché hai voluto che fosse una poliziotta che aveva smesso di fare la poliziotta e diventasse una detective privata? Perché le piace sbattere le porte, cioè se le cose non vanno e le vede, non sta lì e non è una persona che si china ed è, diciamo, accetta che il superiore le dica queste cose non le puoi dire, non le puoi fare, piuttosto prende baracca e burattini e se ne va e vive un pochino in questa sua agenzia investigativa dove a sbarcare il lunario non è mica facile, ci sta provando, ha un collaboratore che è un ex bancario disoccupato che paga a ore, c'è una super segretaria che ha il terzo matrimonio che lavora al 50%, è un assistente, anzi una prof dell'USI di Lugano che fa la hacker, lavora in informatica di giorno e hacker di notte, questa è la sua squadretta. Ma sono tutti personaggi inventati come tu metti nel disclaimer o in realtà c'è qualcuno che hai preso a modello? No, me li sono inventati, anche se a volte devo dire che la realtà di quello che scrivo a volte lo incroci, può capitare, capita magari la persona che ti dice ma io questo fatto lo conosco, io dico io no, non lo conoscevo, raccontamelo, e vedo magari che ci sono delle analogie. Vuol dire che a volte la fantasia dello scrittore è quasi più fervida della realtà, e poi la realtà lo raggiunge perché qualcuno ti dice ma questo è accaduto, mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto io ero lì nel momento che tu descrivi in un libro, questo è interessante. E tu gli dici no, l'ho inventato tutto, non è mai successa sta cosa. Sì, è vero, poi dopo ci si incontra, ho fatto anche delle amicizie così, è stranissimo, questo però è un lato strano di questo mestiere che accetto che possa capitare, non so perché, non dico, vediamo se sto lavorando al quarto, magari capita di nuovo. Senti, ma che rapporto ha la tua protagonista col mondo della natura? Allora, ogni tanto se ne va perché le piace l'human genere, le piace capire cosa succede, indagare, accendere fari dentro quello che è il mondo reale, però ogni tanto ha bisogno di partire, di immergersi in natura, è che a volte quando si immerge in natura magari succede anche lì qualcosa, ad esempio l'ultimo, in una grotta di un paesino, dei grigioni, proprio di quelli pittoreschi, tranquilli, la Svizzera proprio allo stato puro, succede che trovano le ossa di un colonnello del controspionaggio svizzero che sono lì da una trentina d'anni, dai tempi della guerra fredda. Allora ecco, quando anche Bazzi che giri per la montagna può darsi che succeda qualcosa.
Succede anche a Delia, lei in questa grotta dovrà tornarci e capire cosa è successo al colonnello ticinese del controspionaggio che si credeva in Brasile con una bella donna, invece era lì nella grotta in mezzo al bosco, e c'è questo bosco ed è molto affascinante, il bosco dei Massi Cupellari nelle Alpi Svizzere qui vicino, e tanti ci sono andati poi a vederlo, tra l'altro. Ma tu nei tuoi romanzi, col fatto che vengono trovati magari un pezzo di osso, oppure c'è un'indagine che riguarda una persona del passato, indagoni su dei misteri non di oggi, e quindi la tua protagonista è costretta a viaggiare nel tempo, possiamo dire negli anni 40, negli anni 80, negli anni 60. Ogni volta che ricerca fai per trovare questi periodi, e cosa ti interessa dei periodi diversi della Svizzera? Perché la caratteristica dei suoi libri e che partono sempre col passato, cioè il primo capitolo è un racconto sul passato, è come se tu lavorassi sul passato della Svizzera ogni volta. Diciamo che a me piace la storia, mi piacciono magari alcuni passaggi, e prima di scrivere, prima di lanciare degli affiche nelle sue indagini, prima ci vado io in questi tempi nascosti, quindi devi documentarti, devi guardare dei filmati, devi leggere, magari incontrare persone, andare sul posto, se si può ancora, questo lo faccio, e quindi mi immergo, cioè prima di lei, prima ci vado io, quindi in qualche modo sono una sua aiutante che va a percorrere queste parti nel tempo andato, no? A me piace molto, e vedo anche degli Non è sempre così, per cui diciamo i gialli sono ambientati comunque nella seconda decade degli anni 2000, ci sono degli affondi storici, ci sono dei quadri storici, non è sempre detto che poi il passato sia quello che dà la soluzione, c'è anche un presente che interagisce col passato, no? Tutto ha un passato, a volte si va a rivederlo, si descrive quel momentino storico creando delle atmosfere, questo a me piace moltissimo perché io stessa mi immergo dentro, a volte sono come si potrebbe dire quasi in trance, che parti, viaggi nel tempo, ed è quello che mi piace in questo tipo di lavoro, quindi il passato dialoga con il presente ed egli ha una sorta sì di speleologa che va poi là dove io sono andata, la muovo, la faccio entrare, poi va da sola perché praticamente si rende quasi autonoma, un personaggio che ha una personalità molto forte, in questo somiglia anche alla signorina Morgenstern, molto autonoma, un forte senso della giustizia, in fondo lei la ricerca, quella vera, non quella del codice penale, limitata al codice penale, è un'altra giustizia, più profonda, più dentro il personaggio, una giustizia che a volte ti fa vedere che il male e il bene non sono così definiti, c'è una zona grigia, ed è in questa che lei si muove, ed è bello anche mostrare i personaggi con diverse sfaccettature, questo è molto, a me piace tanto, perché a volte uno parte magari che è il cattivo della situazione, e lo si sa, e poi si scopre altro, perché gratta gratta dietro di lui, anche nella storia profonda, perché appunto ognuno di noi ha un passato prossimo, un passato remoto, e andando a scavare, conosci dei fatti, delle esistenze varie che ti fanno apparire i personaggi sotto luci diverse, e anche quelli buoni magari appaiono meno buoni e viceversa, e questo è in fondo così credo che sia un qualcosa che mi piace molto portare nei libri, quindi non c'è soltanto la trama poliziesca, quella è molto matematica e bisogna starci attenti a non barare perché altrimenti i lettori se ne accorgono, io ho delle persone che mi danno una mano quando rifinisco i gialli, ho bisogno... Cioè, insomma, ti controllano che non hai scritto stupidaggini, c'è qualcosa che non torna. Li interpello, chiaro, chiedo, scusa, è per ammazzare quello, allora funziona così o cosa? È serio, a volte ci troviamo magari al ristorante. Ma fai anche delle prove? Spero sempre che non... Cioè, hai qualcuno... Non ancora, chiederò a Marcel di far provare alla sua protagonista. No, tra l'altro, se ti serve, la polizia di Massagno mi ha dato la disponibilità dare consigli, quindi se hai voglia... Posso rivolgermi. Consultarli. Ma io sono rimasto colpito da una cosa, prima di entrare io ho fatto la prova peso, cioè c'è una bilancia lì alla cassa dove ho pesato i suoi libri e quelli di Uwiler, effettivamente quelli da Piffaretti pesano di più perché sono più grossi e non sono meno di 300 pagine, ma l'editore ti dice vanno un tanto al chilo oppure 300 pagine sono funzionali a un certo tipo di storia? Guarda, l'editore niente, mi ha aperto le porte, quindi per adesso non li pesa esattamente ancora. Esattamente 300 pagine. È chiaro che se neanche Simenon li calcolava, guardate. Sì.
Beh, mettimi uguali. Un Dicker, mettimi un Dicker, dopo possiamo riparlarne. Certo, il Dicker è ancora più grosso. Però dal è Dicker. No, devo dire che l'editore non mi ha detto il prezzo pagina... della carta sale, Monica Stringi. Non me l'ha ancora detto, magari me lo dirà, spero di no, perché il quarto, diciamo, ho l'impasto ed è più o meno di quella stessa, diciamo, stesso peso, lo sto raggiungendo. Adesso li metto sulla bilancia stasera e vedo a che punto sono. Sai che i greci dicevano una cosa che era mega biblion, mega cacon, che tradotto sarebbe grande libro, grande male, tradotto in crovese invece grande libro, grande cagata. Detto questo, speriamo di no, ma insomma, le 300 leggete. Pagine hanno bisogno di uno sviluppo di storia complessa. Ti prepari con una scaletta per svilupparla, perché 300 pagine sono tante, ci vogliono i colpi di scena, ci vogliono i depistaggi, ci vuole l'apparizione dei personaggi, cioè uno che scrive 300 pagine deve avere un'idea di quello che sta scrivendo, se no rischia di perdersi anche. Allora, visto che ci vogliono più di 2 anni per scriverlo, direi che ci vuole molto tempo innanzitutto, quindi ci vogliono momenti anche favorevoli alla scrittura, devi essere molto lucida, quindi c'è la scaletta iniziale. Cioè, quindi non tocchi alcol quando scrivi? No, a quel momento lì no, di solito vado un po' di caffè e di cioccolata come Delia, sono golosa. Quindi con musica o senza musica? Senza nessuno in casa, ecco, quando non sono in casa e ho lì un bel pezzo di cioccolata o qualcosa di dolce, insomma, funziona benissimo e vado avanti così. Scusami, dicevi? Cioè, come fai a strutturarli? Perché li devi programmare. Ho una scaletta iniziale, no, però è una scaletta che quando l'ho scritta già la dimentico. Io so come comincio, so se c'è un qualcosa di storico che mi piace, quindi deve piacermi, allora mi ci butto proprio. Ad esempio questo, l'ultimo, è la P26, quindi la Gladio Svizzera, e non è male come argomento, la guerra fredda, e non è male. Prima l'ho scritto, cioè è uscito nel 22, purtroppo quel che sta succedendo non era ancora successo. Ma spesso gli scrittori anticipano la realtà, ecco. Soprattutto se raccontano cose che possono ritornare. C'è anche l'affare, non so se ve lo ricordate, Novosti, quando la Svizzera ha espulso i diplomatici sovietici nel 1986, quindi siamo in piena guerra fredda, colonnello ucciso contro lo spionaggio svizzero ha a che fare con tutto questo, quindi è molto bello per me andare a vedere, a ripassare questo. In parte l'ho seguito come giornalista, ma in parte sono andata a informarmi chiaramente leggendo eccetera. La scaletta sì, la faccio, però in qualche modo la creatività è più forte, cioè sento la scaletta come una sorta di diktat, no? L'ho fatto io, però la Monica che scrive magari in quel momento è un'altra, allora vedo la scaletta però no, non mi piace, faccio altro. So soltanto una cosa, di solito so come va a finire, chi voglio che sia il colpevole, quello lo so, quindi hai un alfa e un omega e lì ci lavoro. Voilà. E tra l'altro questa cosa del finale, tenete presente che era fondamentale per Agatha Christie, che sapeva già chi era il colpevole, come era il finale e in funzione del finale costruiva tutto. George R.R. Martin, che è il papà del Trono di Spade, sostiene che esistono due tipi di scrittori. Uno è lo scrittore architetto, cioè quello che segue la scaletta e progetta tutto dall'inizio, e l'altro è lo scrittore giardiniere, invece, che con le armi della scrittura entra in giardino, sistema le siepi e modifica, però vive dal punto di vista narrativo tutto quello che succede mentre sta succedendo anche a lui. Il tipico scrittore giardiniere che vi posso esemplificare è Stephen King, che parte da un'immagine e poi parte. Tu credo che sia un misto però tra lo scrittore giardiniere e lo scrittore architetto. Diciamo che il libro lo scrivo andando avanti e tornando indietro. Allora, prima il giardiniere, quello che lascia galoppare la fantasia e scrive la storia. A me piace tantissimo, il mio, prima di addormentarmi a volte ci ripenso, aggiungo e poi devo stare attenta a non dimenticare il giorno dopo. Ma poi a volte lo scrivo al contrario, nel senso che torno indietro e rivedo la trama. Magari manca qualcosa, lì entra un po' la logica più da giallo che deve funzionare, altrimenti è un inganno per il lettore, se poi tu hai un'impalcatura di 300 pagine e ti accorgi che hai dimenticato il filino iniziale che avevi seminato, che dovevi portare fino alla fine. Poi mi diverto a volte le false piste, la suspense, i capitoli che finiscono e ti manca proprio, insomma, devi leggere il prossimo anche se magari sono le 3 di notte, ecco, tutte queste cose le si fa dopo. Si lavora di lì, ma è un grosso lavoro, devo dire che alla fine quando lo finisci dici sarà l'ultimo, non faccio più. Però poi a me piace tantissimo la Delia, devo dire è una
sì, è una mia amica adesso. Ma ti assomiglia o no? C'è qualcosa? No, l'ho fatta proprio diversa. Allora, è piccolina, bionda, abbiamo i dolciumi in comune, poi lei ha un eterno fidanzato, non ha figli, ho 4 figli e un marito, quindi molto differente, non ho la beretta in tasca per adesso, non ce l'ho. L'ho voluta proprio apposta anche fisicamente differente. Dopo è chiaro che c'è un pezzettino, come diceva anche Marcel, di noi dentro, c'è per forza in tutti, ma c'è anche nell'assassino un pezzettino di me, anche in chi è colpevole c'è un pezzettino di me, perché a me, io mi sento funzionare, l'ho già detto in altre interviste, quasi come un caleidoscopio, no? Ognuno ha dentro dei pezzettini che accumula durante la vita, l'esistenza, le emozioni, le esperienze, anche l'inconscio, eccetera, e sono tanti pezzettini. Poi ci sono quelli che tu ci vuoi mettere, che ti fai la scaletta, eccetera. Ecco, questo mix, tu lo scrolli, tac, ti viene un mosaico, e questo mosaico diventa un romanzo, e sono colori diversi, io ho le 4 stagioni, sono... c'è anche un po' una vita propria del libro, a volte i personaggi ti stupiscono e tu li vorresti in un modo, loro vanno da un'altra parte, e questo però per me è affascinante. Senti, ma dovendo scegliere un tipo di letteratura, perché hai scelto proprio i noir? C'è un lato oscuro in te che ti porta ad avvicinarti a questa letteratura, o invece questa letteratura esorcizza certe situazioni? Ma sicuramente catartica, perché poi Delia contribuisce a che la giustizia vada avanti. In Rossa la neve la frase in esergo è: Dio non paga il sabato, vuol dire che la giustizia non arriva magari in quel momento, ma prima o dopo ti arriva, che credo che sia qualcosa di molto, diciamo, ottimistico. A volte non è così nella vita, però ecco, questo è quello che regge un po' il lavoro di Delia. Lei fa giustizia, lei è... Delia vuol dire Segugia, viene dal greco, che è l'isola di Artemide, la dea della caccia. Fisher è il pescatore, colui che pesca dal torbido e fa venire a galla la verità. Quindi questo suo ruolo un po' che aiuta alla catarsi è sicuramente qualcosa che mi piace fare. In fondo è qualche cosa, vorresti dare un tuo contributo a fare migliorare le cose, ed Elia nel suo piccolo cerca. C'è un bel dialogo in Rossa la neve alla fine con un vecchio poliziotto della polizia grigionese che si chiama Albin Caviezel, e lui ha avuto dei trascorsi a che fare senza saperlo con l'assassinio di una suora di Isentis. Risolto il mistero, si trovano i due e hanno un caffè dalle parti di Disentis, in un baretto, si bevono qualcosa e discutono sul fatto che l'indagine si è risolta, il colpevole è in galera finalmente o in manicomio, non ricordo più, però si chiedono se veramente quella sia la giustizia. Senti, visto che prima parlavi della giustizia di Dio, dell'inizio del romanzo, che è proprio con questa frase presa dalla Bibbia, quanto è importante che ci sia un esergo con una citazione? Allora, in quel libro è la Bibbia, negli altri due libri sono due poesie, di cui una è di Verlaine, e sembra quasi che siano il suono o il significato o la pista, se tu magari devi raccontare una storia di vendetta, no? Una storia di giustizia, è come se tu introducessi con questi testi i lettori, è un po' il suono che ci porta a quelle storie. Penso che dici bene, proprio così. Forse il primo è più quello che dà proprio il senso, come ho detto, legato all'emergere della giustizia. Gli altri, ad esempio, questo è è una canzone, come si dice, come si chiama, le temps des cerises, no? E quindi le ciliegie nel mio romanzo compaiono, sono simboliche per due persone che avranno un ruolo importante. Quindi ecco che mettere una poesia dà qualcosa in più. Anche lì c'è la chanson d'automne, che tra l'altro è quella che De Gaulle ha passato su Radio Londra quando c'è stato lo sbarco degli alleati in Normandia, e le nere foglie d'autunno parla del nazismo, della resa dei tedeschi a Pontechiasso, quindi il giorno della morte di Mussolini e il ritorno rigurgiti di neonazismo in Europa. Quindi questo l'ho scritto diversi anni fa, qualche anno fa. Adesso, e non ti aspettavi che sarebbe tornato così attuale? C'erano gli inizi, purtroppo, e adesso sarebbe un tema che c'è, ovvio, no? Lì era degli inizi. E in questo caso, ad esempio, c'è un cascinale nel quel paesino piccolino che è Lodrino, sapete dove è Riviera, e lì c'è qualcosa, c'è un gruppo che si riunisce. Ecco, questo ho creato il presente che parla col passato, e ho messo la chanson d'automne perché mi pareva bello, cioè avere questa passata Radio Londra per la libertà e la liberazione dell'Europa dalla tirannide del nazifascismo. Però, ecco, nei miei libri ci sono questi controcanti che
ci sono, cioè c'è sempre anche uno spazio per qualche poesia, per qualche verso, per qualcosa, perché non è soltanto chi ha ammazzato chi e perché, c'è molto di più, per quello che hanno 300 pagine, perché per dire questo devi avere spazio, pagine, righe, per portare il lettore dentro in questi mondi. Senti, ma hai già idea di dove ci porterai col quarto o stai ancora sistemando? Allora, il quarto parte una notte da Barcellona su un treno, è il tramonto del franchismo. Quattro anarchici stanno scappando da Barcellona perché sono sulla lista nera della polizia, della dittatura, e vogliono raggiungere Ginevra. Uno sparirà sul convoglio e lì non e vi lì dico succede di più, tutto il resto. Lì si dovrà capire perché Sardeglia sarà chiamata molto molto dopo, ed è interessante, questo ve lo dico, è carino, perché lei ha un eterno fidanzato, diciamo ha un ispettore della polizia spagnola col quale insomma un po' c'è, è una relazione intermittente, diciamo così. Nel prossimo libro sarà la moglie di questo, lei è diciamo è una relazione burrascosa, perché lui tiene soprattutto nel primo il piede in due scarpe, moglie e la Delia, che è una poliziotta che ha conosciuto in terra spagnola, e nell'ultimo sarà la moglie di lui che viene e dice: Delia, tu devi aiutarmi perché tu sei una brava poliziotta, sei una brava investigatrice, e chiaramente ci pensa su due volte prima di accettare o non accettare l'incarico. Ecco, questo è un po' il quadro, ma c'è molto di più. Queste sono proprio le prime, è l'inizio, sono le prime 3, 4, insomma, 5 insomma c'è pagine. Ancora da scalare lì. Allora sì, vorrei intanto molto. Che faceste un applauso a Monica Piffaretti. Io mi alzo perché non ho la valletta, ma ho un regalo in giallo da fare alla Monica. Grazie. Quindi il tempo che vado a prenderlo. E poi con l'outfit giallo è perfetto. E adesso, in attesa di questo gran finale, faccio salire sul palco Natascia Korsakova e Mariko Padovani. Ovviamente ricordatevi di passare dal parcheggio e di seguire le indicazioni per andare a cena. Ci vediamo dopo, intanto buon ascolto e buona fine giornata. Grazie per essere stati qui con noi a tutti i colori del giallo quest'anno, averne festeggiato i 20 anni, e vi rimando all'anno prossimo, ma ci divertiremo anche dopo di là, e tenete presente che è stato un gran bel festival, soprattutto grazie a voi. Guarda che bell'altro. Allora, buonasera ancora. Noi ci domandavamo, mentre ci stavamo scaldando giù di sotto, qual è il vostro grado di sopportazione? E siamo giunti alla conclusione che dopo tutti questi racconti intensi che avete sentito dai vari ospiti, con Luca che faceva l'intervista, abbiamo pensato che magari meglio non esagerare, visto che abbiamo tutti molta fame e siamo tutti anche felici di poter assaggiare questo menù svizzero-americano. E allora abbiamo deciso di accorciare il nostro programma, che era previsto con due pezzi per uno alla volta, violino solo e un pezzo insieme, e invece abbiamo deciso di fare due pezzi solo, molto, molto simpatici, molto virtuosi, molto accattivanti, diciamo, per due violini. Quindi non ci esibiremo da soli, ma semplicemente due violini. Quindi racconto brevemente il pezzo che suoneremo ora, che è il Cantico dell'Alba di un compositore moderno, fra virgolette, perché lui rifusa la tonalità nel modo più, diciamo, ma neanche proprio per convinzione, la rifusa perché non se la sente, quindi scrive in modo molto tonale. E questo è il primo tempo di un trittico che è stato dedicato a noi da Stefano Mongiusti, compositore di Forlì, che mi ha conosciuto tramite i social, nella fattispecie in Facebook, e siamo diventati amici e mi chiedeva consigli, e ha deciso di scriverci un pezzo che ci è piaciuto talmente tanto, proprio per il fatto che non fosse così di difficile comprensione, ma lo stesso di grandissimo tasso tecnico, che lo abbiamo suonato
numerose volte e tutte le volte lascia sempre un'impressione molto impressionante. Questo è il primo pezzo che suoneremo, Cantico dell'Alba di Stefano Mongiusti.
Per terminare suoneremo adesso la composizione di un compositore virtuoso spagnolo, diciamo un proseguitore di quello che fu Paganini nella prima metà dell'Ottocento. Lui è diventato uno fra i tre maggiori violinisti della seconda metà dell'Ottocento. Stiamo parlando di colui che venne nominato il Miracolo di Pamplona, quindi stiamo parlando del violinista spagnolo Pablo de Sarasate, nato nel 1844 e morto nel 1908. Nato a Pamplona e è morto a Biarritz. Pablo de Sarasate è stato anche il dedicatario di tantissime composizioni di vari compositori dell'Ottocento che cercavano naturalmente in lui l'interprete ideale. Stiamo parlando di concerti per violino, nella fattispecie di Saint-Saëns, anche di famosi colleghi. Vuitton ha scritto dei pezzi per lui, insomma è stato un'ispirazione per tantissimi, e come era uso all'epoca si dilettava anche nella composizione. Come Paganini scriveva anche lui parafrasi su opere, ma al contrario di altri compositori virtuosi non si è mai cimentato nelle composizioni serie come sonate oppure concerti o che ne so io, quartetti d'archi o che cosa. Lui amava talmente tanto la sua terra che ha scritto tutta la vita solamente composizioni che erano danze spagnole, danza spagnola di qua, danza spagnola di là, dedicate a varie città della Spagna, giusto appunto. E naturalmente erano tutte per violino orchestra o violino e pianoforte, a parte una, che è una composizione sempre danza spagnola, chiamata Navarra, opera 33, che è per due violini, e il trattamento dei violini è esattamente uguale a come se fosse violino solo, quindi altamente virtuoso, altamente brillante e altamente accattivante per il pubblico. Spero che a noi riesca l'esecuzione, quindi buon ascolto e dopo ci vediamo alla cena.
No, vorrei un po' più di intensità, perché non so se avete capito la difficoltà di questo pezzo e il motivo per cui si devono riscaldare. Cioè, è facilissimo che uno dei due sbaglia e che manda l'altro controtempo. Cioè, è una roba che devi essere veramente due che si amano sul palco per fare sta cosa qua. Sì, infatti, perché siamo tutti umani, ovviamente è possibile che uno sbagli, ma quando si evita questo, naturalmente molto meglio ancora. Senti, ma quanto secondo te il pubblico si può accorgere che voi avete sbagliato o no su certe note? Secondo me il pubblico non se ne accorge, dai. Invece secondo me potrebbe anche essere di sì. Solo che noi non abbiamo sbagliato, quindi è impossibile accorgersi. Ma questo lo sapevo. Ah, poi dovete sapere che loro ogni tanto danno dei consigli a mia figlia che suona in orchestra, no? Che non sono solo su come suonare, anche come evitare di slogarsi la spalla, come rilassarsi. Cioè, quanto bisogna anche essere attenti alla propria fisicità? Cioè, stiamo parlando di suonare il violino, non stiamo parlando di fare wrestling, qui. No, però posso dire che conta anche il fatto che comunque ti devi allenare, suonare e tenere anche bene il fisico, perché sennò è difficile, cioè ti viene mal di schiena, cioè ti vengono dei blocchi. Assolutamente, perché io personalmente trovo anche violino come bel suono tutto, ma è molto non naturale il modo di tenerlo, perché proprio già violoncello è meglio che violino, che si cioè la spalla e schiena e tutto. Però noi cerchiamo naturalmente far come si dice, trasmettere il sentimento che è naturale. Ci siamo dimenticati però di presentare, poi adesso andiamo a cena, i vostri due compagni di palco, che sono i vostri violini. Li possiamo presentare? Anche gli archi, visto che non sono qualsiasi. Allora, noi suoniamo su due violini francesi, forse il più importante luthiero francese della storia, che è Jean-Baptiste Villon, e lui ha avuto la fortuna di possedere l'unico Stradivari che non è mai stato suonato, e che è attualmente forse con insieme al violino di Paganini uno dei violini più copiati al mondo, e noi appunto suoniamo due copie. Questa è la copia precisa anche come colore, e questa invece è una copia dello stesso anno di questo Stradivari Messia che è esposto a Oxford. Queste copie sono del 1870, mentre l'originale è del 1716. Soprattutto questo violino è stato esposto nella esposizione straordinaria che è stata fatta per il tricentenario della costruzione del Messia di Stradivari. Hanno fatto volare il violino da Oxford a Cremona, dove l'hanno tenuto per 6 mesi, e questo è stato usato anche per fare gli esami di tutti i casi, perché fra le varie voci di corridoio ci sono tanti che sostengono che il Messia non sia un violino Stradivari ma sia una copia di Villon, quindi sono stati fatti esami agli ultravioletti eccetera eccetera, quindi questi sono i nostri strumenti. Mentre gli archetti, che sono due archetti brasiliani, ci sono stati regalati da una firma di archetti. Il mio porta anche la dedica sul... sicuramente la vedete qua.
Comunque, niente, da ditta all'Arche Brasil, per la quale fungiamo da testimonial, sono archetti fantastici a prezzi ancora irrisori, perché non dimentichiamo che un archetto d'autore, un archetto può arrivare tranquillamente a costare il record se si trova a $700,000, quindi capirete che insomma sono cifre abbastanza pazzesche. Ecco, questi sono i nostri compagni di viaggio. Anche perché tutti di solito parlano del liutaio, ma l'archettista è un altro artigiano che li fa, quindi sono due modi diversi. E tra l'altro né il liutaio né l'archettista sono musicisti, come l'accordatore di piano non è un musicista di solito, però permette queste performance pazzesche. Allora io vorrei ancora un grande applauso per Mariko Padovani e Natasha Korsakova. A Natasha do anche il suo mazzo di fiori in giallo. Abbiamo una sorpresa per voi che facciamo su alla cena. Oltre ai libri di Natasha, dove scoprirete i segreti del Messia, perché lei li ha raccontati in un suo romanzo pubblicato da PM, ci sono anche alcune copie dei loro CD musicali. Per chi se li volesse regalare, li potete acquistare. Ci vediamo dopo, intanto grazie e buona cena a tutti. Grazie.